A lui devi far ricorso negli assalti del nemico. In lui sperare e da lui ti devi aspettare ogni bene. Non ti fermare volontariamente su ciò che il nemico ti presenta. Ricordati che vince chi fugge, e tu devi ai primi movimenti di avversione contro di quelle persone ritrattarne il pensiero e far ricorso a Dio. Davanti a Lui piega il tuo ginocchio e con umiltà grandissima ripeti questa breve preghiera. Abbi misericordia di me, che sono una povera inferma. Di poi alzati e con santa indifferenza prosegui le tue faccende. Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Anche oggi il Signore, attraverso l'esortazione di Padre Pio, ci vuole donare un grande insegnamento, utilissimo per la nostra vita quotidiana. Una raccomandazione di un buon padre per una figliuola, ma anche per tutti i suoi figli spirituali. Ecco, preoccuparsi di fare bene il proprio dovere, queste proprie faccende, soprattutto quando, ecco, si insinua questa tentazione che è tanto, tanto abituale nella nostra vita di giudicare, di condannare e di avere un po' di avversione verso qualcuno. Purtroppo dobbiamo riconoscere che, incominciando da noi, i nostri comportamenti non sempre sono belli, chiari, limpidi. Il nostro rapporto umano è fatto anche di tante contrarietà, di tanta indifferenza, anche tante volte di tante avversioni. E allora Padre Pio che cosa ci raccomanda? Che quando sorgono in noi dei pensieri contro qualcuno, dobbiamo fuggire, dobbiamo metterci in ginocchio, lui ci dice, se lo possiamo, davanti a Dio e chiedere che guarisca questa infermità, dice Padre Pio, perché è veramente qualche cosa che ci può rovinare, che può rovinare la salute del nostro cuore e della nostra anima. Non ci serve niente, non ci serve a niente guardare gli altri e avere un'avversione verso gli altri. Vogliamo sempre vedere negli altri la presenza di Gesù, accoglierli e amarli al di là del loro comportamento. Noi avremo un premio dal Signore e a Lui dobbiamo rivolgere sempre i nostri pensieri. Buona giornata a tutti voi.